diciamo, per definire un mese, però da settembre dell'anno scorso è iniziato questo processo di aumento delle materie prime e del costo dell'energia, però chiaramente è stato talmente repentino ed è talmente veloce che comunque le aziende non tutte sono riuscite ad organizzarsi, a prevedere dal punto di vista proprio del budget, dal punto di vista della pianificazione, di riuscire a far fronte a tutto questo contemporaneamente. Perché poi va da sé che appunto tutti i fattori congiunturali, compresa la parte finanziaria dell'inizio del rimborso del debito, chiaramente è una concentrazione di situazioni all'interno di un contesto economico che è molto problematico e dove c'è molta tensione, che è destabilizzante. Chiaramente è vero, gli imprenditori devono continuare il loro progetto imprenditoriale, devono continuare a portare avanti le proprie aziende, ma in un contesto di questo genere è particolarmente problematico continuare a pensare di effettuare degli investimenti, perché le incertezze intorno sono molte, l'incertezza politica, perché chiaramente siamo nel territorio italiano, il fatto di avere un governo di un certo tipo piuttosto che una stabilità di governo, perché non è tanto l'espressione politica quanto la stabilità di governo che ti porta a poter avere una pianificazione di un certo tipo. Oggi di fatto non sappiamo come andranno le cose, molte imprese sono in crisi perché sono quelle che appartengono al settore edile, con tutta l'incognita che riguarda i crediti fiscali del 110, e chiaramente questo mette a dura prova il nostro ceto imprenditoriale.